Buongiorno a tutti, eccoci qui alla settima puntata di questa serie sui Casella Learning e qui con me ci dovrebbe essere Furio. Furio, ci sei? Sì, buongiorno a tutti, ciao. Ciao, allora di cosa parliamo oggi? Parliamo sostanzialmente della gestione del patching sia applicativo sia di sistema operativo all'interno di Casella. Questa è l'agenda, quindi partiamo su delle considerazioni introduttive su perché il patch management e come gestirlo. Andiamo a guardare come è organizzato il modulo di software management, che è un modulo che si integra perfettamente all'interno della piattaforma VSA e vediamo quali sono i profili e i workflow con cui gestirlo. Parliamo poi di un assessment interessante che è quello delle vulnerabilità presenti sulle macchine che voi gestite con Caseya, per poi andare a vedere due o tre report interessanti che comunque possono essere utili sia per voi sia per i clienti che gestite, a cui magari volete far sapere e far avere delle informazioni sulle vulnerabilità presenti o sul lavoro che avete fatto per gestire queste vulnerabilità e per mitigarle. Andiamo su intanto perché parliamo di patch management? Beh, la prima considerazione è che a questa domanda dovreste rispondere voi che siete dei grandi esperti di IT. Quello che mi viene da dire è che non è una cosa alternativa che si può fare, che in alcuni casi però se il cliente, cioè è imperativo. È una cosa che va fatta regolarmente. Non si può pensare di gestire la struttura informatica di un cliente senza aggiornare continuamente i sistemi operativi. Non appena una patch viene rilasciata. Perché questo? Perché nel momento in cui un produttore come Microsoft, ad esempio, dichiara di avere rilasciato una patch, lo dichiara al mondo. Per cui lo dichiara anche agli hacker e da lì parte il reverse engineering di queste patch per capire le vulnerabilità e sfruttarle da malintenzionati. Per cui prima aggiorniamo i sistemi, meglio è per tutti. Il software è imperfetto per costruzione, lo sappiamo, è scritto dall'uomo, quindi gli errori li facciamo noi lavorando, li fanno gli sviluppatori, da qui non se ne uscirà mai. Le patch sono note agli attaccanti, come vi dicevo. Nel momento in cui un produttore le pubblica, le rende note, sono alla mercé di tutti. E perché lo leghiamo a Caseya e perché all'interno di VSA è molto utile usare il patch management? Perché l'operazione di per sé, pur essendo fondamentale per la sicurezza dei sistemi, è un task ripetitivo. Ed è a basso valore aggiunto, cioè andare su ogni PC e fare avanti, avanti, avanti per far andare Windows Update, insomma, non è che sia così in gran valore. Per cui, se abbiamo uno strumento che ce lo fa e ce lo fa, come dire, in modo automatizzato per tutti, guadagniamo tempo e quindi soldi. Non basta però aggiornare il sistema operativo. Oggi non basta, non basta più. In realtà non è mai bastato, ma oggi più che mai sappiamo che ci sono diverse applicazioni che hanno delle vulnerabilità costanti, nel senso che sono, per esempio, vi do un numero, Adobe nel 2016 Adobe ha avuto qualcosa come 600 vulnerabilità, per cui capite che non aggiornarlo è un grosso problema, equivale a non aver aggiornato il sistema operativo di fatto, perché avremo delle falle facilmente usabili dai malintenzionati. Quindi, qual è la soluzione a questo problema che Caseya ci dà all'interno di VSA? È il modulo di software management e vediamo come è organizzato. In particolare, cominciamo a pensare ai profili e workflow che sono i concetti base per utilizzare questo software management, questo modulo. Sono diversi profili che generano un workflow univoco. Quali sono i profili? Sono questi: scan e analisi, override, third party software, deployment e alerting. Quindi i profili sono questi, viene generato poi un workflow che permette di utilizzarli a seconda delle esigenze che abbiamo. Va bene,
quindi diciamo è in grado di gestire sia sistemi operativi Windows che sistemi operativi della mela, quindi Apple. E adesso Furio ci fa vedere dalla sessione pratica il dettaglio di questi profili e la creazione di due profili di esempio. Per cui, Furio, vai, ti passo la palla. Ok. Eccomi, buongiorno. Allora, come diceva Alessio, giustamente noi dobbiamo creare in sostanza una procedura di aggiornamento delle macchine che sia il più ripetibile possibile. È assurdo dover fare un sistema di patch management per Windows, un altro sistema di patch management per Mac, un altro per l'applicativo. Casella, con questo modulo Software Manager, permette di creare un unico sistema per patchare tutte le macchine del nostro parco e per tutti i software necessari o comunque più pericolosi. Il sistema operativo stesso è un software che può essere attaccato, ma ci sono, come diceva giustamente Alessio, tutta un'altra pletora di software che ormai sono diventati software di sistema perché dobbiamo installarli per forza sulle macchine, altrimenti parti degli strumenti degli utenti non funzionano, Java, Flash Player, Adobe Reader e così via, e dobbiamo gestire quel software esattamente come se fosse parte del sistema operativo. Anche qui creare un'eccezione, creare una procedura, diversa per gestire questo software è una perdita di tempo. Noi dobbiamo poter gestire tutti gli aggiornamenti allo stesso modo. Casei appunto ci permette di farlo con il modulo di software management che, come diceva giustamente Alessio, è basato su profili. I profili sono di cinque tipi, vediamoli in dettaglio. La prima tipologia è scan analysis, permette la scansione della macchina e l'analisi appunto della presenza o della assenza di vulnerabilità dovute a patch mancanti. L'altra tipologia di la seconda tipologia di profilo è la tipologia override, ossia un profilo che ci permette di bypassare lo stato di installazione di una determinata patch nel caso in cui questa patch sia o necessaria. Pensiamo alle patch di WannaCry o di Petya che dobbiamo essere sicuri che vadano a finire sulle macchine. Noi possiamo creare chiaramente un profilo override in cui diciamo a Kaseya installa queste patch sicuramente anche se qualcun altro in un altro momento ti dice che non vanno installate. Oppure allo stesso tempo possiamo avere un override negativo, ossia impedire l'installazione di una patch perché la patch KB tale va a rompere le scatole al nostro gestionale, quindi se la installiamo sul DB server o sul server del gestionale rompiamo le scatole agli utenti, scassiamo qualcosa. Anche qui possiamo fare un override negativo. La terza tipologia di profili è third party software, ossia software di terze parti. Casey ha al suo interno una serie di software già compresi. Vedete qui in questo profilo già creato che abbiamo ad esempio Adobe Reader, Adobe Flash Player, Chrome, ce ne sono molti altri. E in questo modo possiamo appunto arrivare a gestire le patch di questo, gli aggiornamenti di questi software esattamente allo stesso modo, quindi con le stesse regole con cui gestiamo le patch di sistema operativo. I software sono per il momento un centinaio e questo numero sta aumentando chiaramente man mano che il software diventa più maturo. La versione 9.4 ha al suo interno la versione 1.0 del software management che però è stata rilasciata come patch, come aggiornamento stesso, quindi in una delle varie patch della versione 9.4 è arrivato questo modulo. La
La quarta tipologia è la tipologia di deployment, che in sostanza, insieme a scan and analysis, è quella più significativa, perché è quella in cui diciamo al sistema a Caseya di effettivamente installare le patch sulle macchine. Lo scan and analysis fa la scansione, fa la lista di patch che mancano, ma senza chiaramente il profilo deployment non avviene l'installazione. Abbiamo l'informazione, ma non mettiamo la pezza sul problema. La quinta tipologia è la tipologia di alerting. Anche qui possiamo creare diversi profili di alerting, ossia co come venire avvertiti a seconda che sistema sia magari più critico o meno critico. Se una patch non si installa su una workstation, magari non facciamo arrivare un alert a tutti, ma scusate, allertiamo solamente il tecnico che gestisce la workstation. Mentre se il problema si verifica su un server critico, un server web, qualcosa del genere, magari tiriamo dentro solamente anche i tecnici senior. Vi faccio vedere come descritto nella slide, come creare due tipologie di profili. Direi di utilizzare per il momento scan and analysis e third party software. Come dicevo prima, i due più importanti sono scan and analysis e deployment, ma deployment non è altro che una scelta della pianificazione, quindi non è nulla di eclatante. Andiamo a creare un nuovo profilo Scan and Analysis. Facciamo nuovo. Mettiamo Caseya Learning. Per quello che ci interessa, la tipologia di Patch Strategy è Caseya Update. C'è anche la possibilità di configurare sulle singole macchine l'update del sistema operativo, Windows o Mac. Ma significa semplicemente demandare al sistema operativo stesso l'installazione delle patch. Quindi selezioniamo Caseya Update e da qui possiamo definire quali patch devono essere considerate e quali azioni devono essere effettuate a seconda della tipologia. Per le patch critiche possiamo approvare, rifiutare o rivedere sostanzialmente le patch. Per le patch critiche il default è approve, cioè de decidiamo che tutte le patch critiche devono essere gestite come patch da installare attivamente. Il reject chiaramente evita che queste patch vengano installate. Il default per le patch critiche, ma più vecchie di 30 giorni, è reject, perché non è detto che siano più necessarie di norma per le nuove policy di rilascio delle patch. Le patch successive contengono quelle precedenti, quindi è possibile che possiamo evitare di installare le patch più vecchie di 30 giorni sulle macchine, perché quelle nuove le contengono già. Per le patch raccomandate e per le patch legate alla rimozione di virus abbiamo la possibilità di approvarle direttamente, oppure potremmo utilizzare la configurazione review. La configurazione review ci permette, permettetemi un attimo di salvare questo profilo, la configurazione review ci permette di gestire le patch con approvazione manuale. Significa che quando verrà fuori una patch che definiamo come review, questa patch andrà a finire all'interno di questa finestra patch approval, e da qui dovremo noi dire se approvare o rigettare la patch stessa. Chiaramente questo comporta una diciamo una diminuzione della
automazione di cui si parlava prima, per quanto mi riguarda, è possibile evitare la gestione dell'approvazione delle patch come best practice, gestendo scan and analysis in modo automatico. Quindi, per esempio, mettendo che le patch raccomandate o le rigettiamo o le approviamo. Faccio presente che quali patch dobbiamo installare di norma noi lo definiamo sul contratto che abbiamo con i clienti. Se sul nostro contratto c'è scritto che le uniche patch che dobbiamo installare per forza al momento del rilascio sono quelle critiche, allora va benissimo una configurazione di questo tipo. Ripeto, il contratto che scrivete, che definite con il cliente, è quello che vi diciamo, porta a configurare questa finestra in un modo diverso. Andiamo alla configurazione del modo di third party software, che ci permette di creare profili diversi. Anche qui scrivo un attimo casino learning. Per software diversi. Come potete vedere, i software sono sia effettivamente molto bersagliati, come appunto Adobe Reader, come diceva prima Alessio, ma ci sono anche software particolari. Per esempio, ho trovato Wireshark. Wireshark non è un software così diffuso, ma avere la così diffuso su tutte le macchine, probabilmente sulle vostre ci sarà. Ma avere la possibilità di gestire automaticamente l'aggiornamento anche di questo software sicuramente rende più facile la gestione del sistema. Come vi dicevo, all'interno del database ci sono 179 voci per un centinaio di applicazioni, e ripeto, questa serie di applicazioni sta aumentando. Come gestire il profilo third party software? Ci sono due modi. Il primo modo è quello di creare in sostanza un pacchetto che chiameremo, ad esempio, system software, dove decideremo l'aggiornamento di software diffusi come Acrobat Reader, Chrome e così via. In questo modo, però, chiaramente il pacchetto che installiamo sarà uguale per tutte le macchine, non potremo gestire la granularità, non potremo dire non installiamo su quella macchina, o meglio, non aggiorniamo su quella macchina Adobe Reader, aggiorniamo ad esempio Foxit perché quella macchina lì ha Foxit solo. Possiamo sicuramente fare dei profili di questo tipo, multipli. Oppure l'altra possibilità è quella di creare invece profili verticali per singoli software o comunque per singoli piccoli gruppi di software, in modo da essere in grado di applicare i vari profili in modo diverso su macchine diverse. Ad esempio, se voglio creare un profilo per TeamViewer, non è detto che tutte le macchine abbiano TeamViewer installato direttamente, ma magari lo usano in modalità run e quindi non lo vado ad installare ad aggiornare su tutte le macchine, ma lo installo solo dove serve. Per esempio, installiamo la versione a 64 bit. In questo modo, nel primo caso, abbiamo creato un macro pacchetto da deployare esattamente come su tutte le macchine. Nell'altro caso, dovremo creare più pacchetti per ogni tipo di software e li applicheremo come vogliamo alle macchine stesse. Torniamo un secondo alle slide e vi faccio notare che i punti chiave sono la possibilità di creare profili diversi per ambiti diversi. L'abbiamo detto adesso per il software di terze parti, ma
per esempio, possiamo creare scansioni in momenti diversi a seconda che la macchina sia un client o un server oppure sia una workstation piuttosto che un road warrior, quindi una macchina che è fuori sede e non può essere scansionata magari in orari notturni. L'altra cosa importante, e l'ho già detto ma lo ripeto, che questo modulo di Caseya permette una gestione univoca degli aggiornamenti per tipologia di macchina ma anche per tipologia di aggiornamento. Non dobbiamo avere tre sistemi diversi di aggiornamento per software, per patch di sistema operativo, patch di applicative e aggiornamenti per Mac, per esempio, ma possiamo con un unico flusso di lavoro, con un unico workflow, definire l'aggiornamento di tutto il nostro parco macchine. Con questo passo la linea di nuovo ad Alessio per la prossima. Eccomi. Interessante anche la questione di avere un modulo solo per poter fare tutta la gestione e il fatto di poter diversificare per applicazione oppure decidere di fare un pacchettone unico del software. Qui le strategie poi sono a vostra scelta. Va bene, parliamo di una funzione sempre relativa al software management che è molto molto interessante e che si chiama Vulnerability Assessment e che potrebbe essere un servizio da rivendere ai vostri clienti. Per voi, di fatto, è qualcosa di automatico perché basta fare una scansione, però il report che viene fuori è molto interessante e molto ben fatto. E vi dà delle informazioni importanti, tipo sapere perché una patch è necessaria, cioè perché quella patch che lui mi segna devo installarla, qual è il motivo? Avete la spiegazione o la KB di riferimento Microsoft che è direttamente linkata all'interno della singola vulnerabilità. Vi fa definire un livello di compliance, quindi vi permette di definire che livello volete. Diciamo a che livello volete gestire le vulnerabilità e avete una dashboard, quindi una situazione riassuntiva molto chiara e a colpo d'occhio facilmente gestibile per i vari scenari che gestite e per i server, i client che dovete patchare e manutenere. Furio adesso ci fa vedere un esempio di questo modulo di Vulnerability Assessment con una lista di vulnerabilità e come debellare eventualmente una vulnerabilità che il modulo, che la funzione ci segna come urgente e da gestire. Vai Furio. Voce, ecco. Cominciamo dalla dashboard. Dopo aver fatto la nostra prima scansione, la nostra dashboard, la voce dashboard appunto qui a sinistra, si popola più o meno in questo modo. Chiaramente cambieranno i valori, ma la sostanza sarà questa. Noi avremo un dettaglio delle vulnerabilità totali, delle singole vulnerabilità totali, quante macchine sono vulnerabili. Un grafico a torta che ci dice la percentuale di macchine vulnerabili, quali software sono i più vulnerabili in determinato momento, una lista delle macchine con più vulnerabilità presenti e un grafico a torta che ci dice quali sono le macchine conformi alla nostra compliance e quali no. Il default per la compliance è il 95% delle patch installate. Chiaramente questo è un valore piuttosto alto nel caso in cui vogliate definire un valore magari più basso, ricordo che anche questa è una cosa da concordare con il cliente, non potete voi mettere 5% di macchine di compliance a insaputa del cliente. Le macchine non sono patchate, ma per Caseya sembra tutto a posto.
Andiamo alla lista di vulnerabilità. Quando noi effettuiamo le scansioni su tutte le nostre macchine, ci troviamo in una situazione di questo tipo. Abbiamo sulla scheda vulnerabilities la lista di tutte le patch mancanti con l'elenco delle macchine che hanno quella vulnerabilità. Possiamo cliccare e vederle. Ma abbiamo anche la possibilità di verificare di quale vulnerabilità si tratti e addirittura avere il codice del bollettino. Possiamo anche andare direttamente sulla pagina della vulnerabilità per verificarla. Quindi non solo sappiamo che una patch manca, ma possiamo anche dire al cliente: guarda che questa settimana dobbiamo spegnere i tuoi server perché dobbiamo installare una patch. E questa patch crea questi problemi qui. Quindi, anche se la tua produzione è 24/7, dobbiamo fermare i tuoi server perché è troppo rischioso non aggiornarli. Possiamo quindi dare anche informazioni aggiuntive ai nostri clienti. Come si fa a debellare una vulnerabilità? È molto semplice. Se all'interno della nostra rete scopriamo che Chrome non è aggiornato all'ultima versione, su tre macchine semplicemente clicchiamo su Chrome, appunto, e facciamo deploy patches. Facciamo next, decidiamo quando installarle, decidiamo cosa fare se il sistema richiede un riavvio dopo l'aggiornamento. Possiamo ovviamente chiedere all'utente non fare reboot e così via. A questo punto clicchiamo su Deploy e le patch cominciano a essere installate sulle macchine. Il sistema, quindi, per fare in modo che un determinato problema sia tolto del tutto dalla rete è veramente semplice, è 5 clic. Di nuovo qui passo la palla ad Alessio per la parte successiva. Vai. Molto semplice comunque fare il deploy, come avete visto, e la gestione di una vulnerabilità. Dunque, andiamo verso la conclusione, poi c'è una sezione di domande e risposte. Ma ok, abbiamo fatto tutto questo lavoro, abbiamo messo in piedi la vulnerability assessment e stiamo patchando perfettamente l'infrastruttura del nostro cliente, ma vogliamo farglielo sapere. Okay, quindi vogliamo che lui ne abbia visione. Come possiamo fare questa cosa? Attraverso i reports, i classici reports di Kaseya, insomma. Sono pronti all'uso e quindi non c'è nessuna configurazione che voi dobbiate fare o impazzire a costruirvi i report per quanto riguarda il modulo di software management. Se volete, potete customizzarli a seconda delle esigenze che magari voi avete o il vostro cliente vi ha richiesto di vedere alcune informazioni particolari. Adesso, nella sezione pratica, andiamo a vedere due esempi di report: uno che è il report delle vulnerabilità più diffuse, quindi nell'infrastruttura gestita quali sono le vulnerabilità più diffuse, e un secondo che invece è il report delle macchine più vulnerabili. Quindi quali sono le macchine che hanno le maggiori vulnerabilità? E quindi andiamo sulla sezione pratica. Vai. Eccomi, allora siamo nel modulo Info Center, sapete dove possiamo trovare i report. Andiamo su Report Parts e vediamo che il nostro modulo Software Management ha una serie non piccola di report parts specifiche per il software management. Ce ne sono di molto verticali, possiamo estrarre report parts legate al software di terze parti, alle vulnerabilità presenti al momento sulla rete e così via. Dal mio punto di vista, i primi due report che possono servire al vostro lavoro sono questi due qua in fondo. Le cinque vulnerabilità più diffuse, per farlo possiamo creare una table. Top 5
Vediamo semplicemente che il report è molto semplice, ci fa il conto delle macchine su cui questa vulnerabilità è presente e ci dice quante volte qual è questa vulnerabilità. Di nuovo, con pochissimi clic diamo al nostro cliente un'informazione su quali sono i problemi più gravi sulla sua rete. Facciamo un preview velocemente e vediamo per esempio che sulla rete Hub, ora potevo chiaramente mettere in ordine di numero di macchine, ma sulla rete Hub i problemi più gravi sono .NET Framework, GoToMeeting, la piattaforma che stiamo usando in questo momento, Java, Chrome e ci sono 33 macchine che hanno bisogno di patch Windows. Il fatto che abbiano bisogno di patch Windows significa che non sono compliant con la nostra con il nostro numero con la nostra percentuale di patch installate per raggiungere la conformità. L'altra informazione che è utile dare al nostro cliente o anche a noi stessi a livello operativo è quali sono invece le macchine più vulnerabili. Chiaramente poco fa abbiamo saputo che ci sono molte macchine che hanno .NET Framework o comunque Windows stesso non aggiornato. Quali sono però quelle che hanno più problemi? Anche qui di nuovo il report è fatto solamente di due voci, facciamo next, facciamo di nuovo next, finish e con di nuovo pochissimi clic abbiamo un'informazione che ci dice che le prime macchine che dovremmo andare a pitchare o comunque le macchine che per il cliente sono più critiche sono, lo vediamo in diretta sulla voce di H, sulla rete di H, abbiamo macchina della Web TV, un centralino workstation e così via. Queste macchine qui hanno molte vulnerabilità e quindi è il primo passo per gestire la mitigazione di queste vulnerabilità. Con questo direi che possiamo definire terminato il webinar. Passo la palla ad Alessio per la parte di domande e risposte. Eccoci, sì, scriveteci pure le domande. Quelle macchine lì non sono macchine nostre di produzione, giusto per dire le cose come stanno. Noi cerchiamo di Ma no, pitchare ho sempre. messo anche appunto le macchine di test Sì, per fatto bene, fatto avere delle voci un po' significative, altrimenti poi se no sembriamo poco bravi. bene. Esatto. Dunque, Giorgio dice che lui non ha quel modulo. Lui dice che ha la 9.4, ma non ha il modulo che tu hai fatto vedere. Vuoi dargli qualche informazione in più su questo? Allora, come dicevo, questo modulo qui è arrivato sulla 9.4 tramite patch, cioè una delle varie patch periodiche che vengono fatte su Kaseya ha portato questo modulo. Se sulla tua macchina, se sul tuo server non c'è ancora, scrivi a sales e chiediamo un aggiornamento del codice per vedere se questo lo attiva. Faccio notare che la parte di software di terze parti non è compresa nella licenza, ma è necessario un piccolo esborso, diciamo, economico, ma solo per la parte di third party software. Il patch management invece è compreso. Anche il vulnerability assessment, comunque. Sì, tutta la parte di gestione delle patch di sistema operativo in tutte le sue declinazioni è compresa. Per la gestione invece allo stesso modo del third party software ci vuole un aggiornamento. Ok, ti faccio una domanda io che magari per cui magari qualcuno dei nostri ascoltatori si trova in questa situazione. Chi usava Ninite? Cosa deve fare per fare il patching applicativo?
cosa deve fare? Allora, intanto sono due livelli di passaggio. Allora, chi usava Ignite può smettere di usare Ignite e cominciare a usare la versione software di terze parti. Non parlo di cose commerciali perché non competono a me. Anche chi usava il patch management di Kaseya vecchio deve decidere se usare l'uno o l'altro. Il patch management di Kaseya vecchio, dal mio punto di vista, è stato superato da questo modulo, nel senso che in questo modulo, come avete visto, ci sono cose con una filosofia nuova e mette tutte le tipologie di patch allo stesso livello. Ci sarà un momento in cui dovrete transire dal vecchio modulo di patch management a quello nuovo. Kaseya permette di farlo. Passami un secondo, per favore. Sì. Aspetta. Go. Ok, Kaseya permette di farlo, scusate, in modo molto veloce andando sul software management, machines. Io posso selezionare le macchine che mi interessano e fare disconnect from patch management. In questo modo Kaseya sconfigura automaticamente tutte le opzioni di configurazione del patch management di standard Kaseya, e a quel punto possiamo assegnare i profili che abbiamo creato. Ok, Ti ripasso la palla. sì, quindi assicuratevi di avere il nuovo modulo, quindi il modulo di software management, e poi dall'interno di questo modulo potete fare la disconnessione del vecchio modulo di gestione delle patch all'interno di Kaseya. Domanda di Bruno: le patch sono archiviate localmente sul server Kaseya? Allora, le patch sono archiviate non ancora in LAN cache, ma con questa versione di Patch Management, Kaseya ha la possibilità di utilizzare le modalità di distribuzione delle patch che utilizza Windows 10. Quindi ogni singola macchina che ottiene per la prima volta la patch la può passare ad altre macchine in una sorta di configurazione peer-to-peer. Quindi andiamo oltre anche la LAN cache. Arriverà anche, perché è stata richiesta, la possibilità di mettere le patch all'interno di un singolo server e distribuirle da lì. Come sapete, questa modalità peer-to-peer è una modalità utilizzabile anche già in Windows 10, quindi sostanzialmente stiamo usando una tecnologia che Microsoft fa. Che Microsoft ha e la estendiamo a tutto il sistema gestito da Kaseya. Bene, grazie. Direi che non ci sono altre domande, per cui andiamo verso la chiusura, se non ce ne sono altre. Vi ringrazio per il vostro tempo e buon patching a tutti e grazie a Furio per la sessione. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Arrivederci e a risentirci. Sì.